Il messaggio è sempre lo stesso da più di 200 anni, che noi siamo vicini alla popolazione, siamo con la popolazione e dobbiamo garantire la sicurezza di tutti. Anche ad Arezzo, carabinieri in festa per il 205° anniversario dalla fondazione dell'arma. Un lungo cammino della storia dell'Italia, nell'ambito della quale i carabinieri sono protagonisti per la loro dedizione al bene comune e per il presidio espresso dei valori più alti della nostra comunità: la libertà, l'unità, la coesione sociale, la legalità. La festa dei carabinieri, come sempre, è stata l'occasione per fare il punto sull'attività nella provincia di Arezzo. Abbiamo svolto una forte attività preventiva e di presenza sul territorio. Sono stati svolti più di 30.000 servizi esterni e di controllo del territorio, che significano più di 80 servizi al giorno. Questo per garantire tranquillità e sicurezza a tutti i cittadini della provincia. Questa attività di prevenzione ovviamente ha avuto risvolti positivi anche sull'attività di repressione, che è stata incrementata rispetto a quella dell'anno precedente. Sono state deferite all'autorità giudiziaria più di 3.000 persone e sono stati tratti in arresto 330 soggetti. Per quanto riguarda il trend della provincia, è simile a quello nazionale, quindi c'è un decremento generale dell'attività delittuosa. Una tipologia di reati che abbiamo posto sotto lente è senz'altro quella delle truffe nei confronti degli anziani, ma anche le truffe online, che sono forse uno dei pochi fenomeni criminosi in incremento negli ultimi anni. Nonostante questo, l'attività di contrasto è stata molto forte, siamo riusciti a scoprire più del 65% di queste truffe, con un numerico che si aggira su circa 360-370 episodi scoperti.